Ok, computer c'è, microfono c'è, cavalletto c'è, webcam c'è. Ok, direi che sono pronta per registrare. Ehi, voi che ci fate qua sopra? Scendete subito! Cioè, vi sembra il caso di mettervi su una finestra? Ma io non lo so, guarda. Cioè, boh, dove sono capitata? Vabbè, è meglio che vada a iniziare il video, va. E benvenuti in questo nuovo video. Oggi ragazzi, come avete letto dal titolo, andremo a parlare di 5 gadget ideali da regalare ad un videomaker per Natale. Questi sono dei gadget che sicuramente faranno piacere di ricevere a tutti i videomaker, sia quelli che stanno appena iniziando sia quelli che in realtà hanno iniziato da un po', perché secondo me possono tornare davvero molto utili in tantissime occasioni. Quest'oggi il budget è di ben 20 euro, quindi non andremo a sforare quel budget per ogni regalo, così faremo un qualcosa che sia accessibile a tutti. Tra l'altro nei prossimi giorni vedrete poi anche la versione con 50 e poi con 100 euro, quindi che dire, se ancora non avete fatto i regali di Natale restate connessi perché potrei darvi davvero una mano. Il primo gadget di cui andiamo a parlare oggi, e che è quello secondo me fondamentale per la sua comodità, è un treppiede flessibile, un po' simile al Gorillapod, ma non è proprio il Gorillapod. Diciamo è un treppiede standard che però ha le gambe pieghevoli in modo da poterlo attaccare a qualsiasi cosa, quindi che sia un palo della luce, un albero, una bicicletta o utilizzarlo semplicemente su un piano. Il cavalletto in questione è questo e lo utilizzo anch'io e mi ci trovo davvero molto molto bene, lo trovo davvero molto comodo e quindi ve lo consiglio. Trovate il link ovviamente di tutti i prodotti sotto nella descrizione in modo che non vi perdete niente, e tra l'altro ci tengo a precisare per trasparenza che sono dei link affiliati, quindi se deciderete di acquistare dai link in descrizione andremo a guadagnare una piccola percentuale, ma voi non pagherete nessuna cosa in più. Il prossimo gadget di cui andiamo a parlare è un microfono esterno, per la precisione un microfono a clip, e ho scelto questo della marca AGP Tech perché sta poco e dalle recensioni sembra davvero un ottimo microfono a clip. Infatti sono proprio tentata di acquistarlo per poterlo provare in esterna e magari portarvici anche una recensione su questo canale per farvi sapere quali sono le mie impressioni a riguardo e che cosa ne penso nell'utilizzo quotidiano. Quindi magari in futuro potreste aspettarvi un video del genere. Comunque i microfoni a clip sono davvero utili nel momento in cui state registrando fuori casa magari o anche in casa e avete bisogno di una qualità maggiore rispetto a quella che può darvi il microfono integrato del vostro smartphone. Quindi se non volete spendere troppi soldi per comprare un microfono da tavolo, come potrebbe essere magari il Samsung Meteor, potete spendere pochissimi soldi e prendere un microfono a clip che si collega direttamente al vostro smartphone e che vi permetterà di aumentare di tanto la vostra qualità audio e che tra l'altro potete portare in giro sempre in modo da avere una qualità audio ottimale in tutti i casi. Il prossimo gadget che non può mancare per un videomaker che vuole fare video con il proprio smartphone o comunque che utilizza lo smartphone anche come camera secondaria, secondo me è un rig da smartphone. Io ho scelto questo della Neewer perché costava poco, ha delle buone recensioni e perché credo che sia buono per l'utilizzo che se ne deve fare. Questo rig vi permetterà infatti di inserire al centro il vostro smartphone e poi vi verrà data anche una maniglia con cui potrete impugnarlo in modo comodo. Come vedete tra l'altro anche dall'immagine abbiamo anche i vari supporti, le varie viti per mettere altre cose, come per esempio un microfono shotgun, ma non è il caso di questo video perché comunque i microfoni shotgun costano un po' di più e quindi non rientrerebbero nel budget dei 20 euro, oppure delle luci LED che sono davvero importanti perché sappiamo tutti che quando si gira avere una buona illuminazione è uno dei punti fondamentali per avere un video di qualità maggiore. Il quarto gadget, come avreste potuto capire prima, è una luce da smartphone. Una luce LED precisamente della marca Ulanzi, che costa solamente 13 euro, è piccolina e compatta, ma che ci permetterà di illuminare i nostri video in situazioni scure. Lo potremo montare direttamente sul rig del nostro smartphone, oppure potremmo usarla come magari backlight o magari posizionarla in un punto strategico. E si potrebbe rivelare davvero utile in tutte quelle situazioni in cui c'è poca luce ma che noi abbiamo davvero bisogno di fare quella determinata ripresa. Quindi potrebbe essere utilissima se per esempio giriamo all'esterno e magari dobbiamo registrare qualche clip di sera. Infine, l'ultimo gadget di cui vado a parlarvi oggi è una cosa che secondo me è davvero essenziale se si fanno video con smartphone, perché ne avremo davvero tanto bisogno. E sto parlando esattamente di un powerbank in questo caso da 10.000 mAh.
Questo non ha una marca conosciutissima, ma le recensioni erano buone, quindi ho deciso di inserirlo in questa classifica. Come già detto prima, trovate tutti i link qui sotto nella descrizione, così non vi perdete nessun prodotto. E niente, questo è un semplicissimo powerbank da 10.000 mAh che ci permetterà di fare tutte le dovute ricariche del nostro smartphone e di ricaricare in caso anche qualche altra cosa. E fidatevi che se registrate da smartphone ne avrete bisogno, perché la batteria del vostro smartphone si scaricherà in maniera molto ma molto veloce e potrebbe darvi davvero fastidio questa cosa. Così almeno non rischiate di rimanere a secco di batteria e di non poter finire i vostri lavori. E niente ragazzi, questi erano secondo me i 5 gadget perfetti per un videomaker alle prime armi che sta registrando dal suo smartphone. Fatemi sapere che cosa ne pensate, se avete uno di questi prodotti o se avete intenzione di acquistarli. E niente, io spero che questo video vi sia piaciuto. Se così state, mi lasciate un bel pollice in su, commentare, iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto. E vi ricordo che usciranno contenuti tutti i giorni. Quindi vi consiglio anche di attivare la campanellina per non perdervi niente. E noi ci rivediamo prossimamente con un prossimo video. Bella!